Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il JJ Erksi X9 PS, la versione alleggerita dell'X9P, che pesava più di 250 grammi, circa 259 grammi, mentre questa versione alleggerita ne pesa 248-249, quindi sotto al limite di 250 grammi. Ed è praticamente l'unica alternativa ad oggi, quindi oggi è il 30 di luglio, ad oggi è l'unica alternativa con un gimbal meccanico al Mavic Mini. Quindi questo è il motivo per cui c'è tanta attenzione intorno a questo drone, perché comunque, a parte costare meno della metà del Mavic Mini, poi vi lascio il link di Banggood in descrizione, così vedete anche il prezzo, magari anche un coupon se riesco ad ottenerlo, il gimbal meccanico è una di quelle parti che manca a tutti gli altri droni, a parte il Mavic Mini, sotto i 250 grammi. Ma prima di parlare però e di fare l'unboxing di questo drone, volevo fare una puntualizzazione sulle SDK del Mavic Mini. Siccome che queste SDK versione 4.1.3 che sono state rilasciate circa 3 giorni fa da DJI hanno fatto davvero tanto scalpore, al punto perché sono le SDK compatibili anche con il Mavic Mini, ed è questa una cosa che tanto attendavamo, appunto, in cui ci ho fatto pure un video riguardante Litki, che è l'applicazione che sfrutta queste SDK, o meglio una delle applicazioni che sfrutterà e sfrutta le SDK di DJI. Ma purtroppo ragazzi, c'è una nota dolente, ed è una nota di quelle che iniziano a essere un po' fastidiose. Le SDK per Mavic Mini non supportano i waypoint, e questo è già sicuro. Quindi qualsiasi applicazione verrà rilasciata di terze parti non avrà i waypoint, perché queste SDK per Mavic Mini non le supportano. Magari poi prossimamente una nuova versione di SDK diciamo supporterà anche il Mavic Mini con i waypoint, però non è detto. Speriamo, e ripeto speriamo, che almeno supportino l'Active Track, perché sennò veramente decade proprio ogni speranza di avere l'Active Track, i waypoint, in queste funzioni avanzate di un drone comunque serio, anche perché l'Active Track e waypoint ce l'ha anche un drone tipo questo. Se andiamo a vedere, vedete waypoint e ha anche l'Active Track. Ovviamente come farà tutto questo è da vedere, però diciamo sulla sconfezione ci viene detto che fa queste cose. Poi le guardiamo un po' meglio da vicino le funzioni che ha questo drone. Quindi ragazzi, speriamo davvero che almeno l'Active Track sia supportato da questa SDK, se no ci troviamo solo delle applicazioni diciamo alternative alla DJI Fly, ma con le stesse identiche funzioni, magari una grafica diversa, con diciamo un menu fatto in maniera diversa, però le funzioni alla fine rimangono le stesse. Quindi ragazzi, speriamo. Quindi, chiusa la parentesi dell'SDK del Mavic Mini, andiamo a guardare e a fare l'unboxing del JJ Erksi X9 PS, questa versione light di questo drone che rientra nei 249 grammi. Allora andiamo ad aprire la confezione, tutta scassata è arrivata, la vedete, molto scassatissima, e non l'ho ancora aperta, lo sto aprendo adesso con voi per la prima volta, quindi non so com'è confezionato, cosa troverò all'interno, non so praticamente niente. Allora, questa è la versione senza la borsa, e poi c'è anche la versione che si può acquistare che ha la borsa. Qua abbiamo il libretto di istruzioni, molto minimal, in inglese, con le funzioni principali come collegare il supporto del radiocomando, tutto quello che siamo, come si accende la batteria, diciamo come attivare i motori, diciamo le cose basi, come connettere il wifi dello smartphone al drone, le cose basi. Quindi abbiamo questo qua abbiamo il QR code che ci manda direttamente all'applicazione diciamo di volo da installare nel nostro smartphone. Ecco qua già subito il JJ Erksi X9 PS. Allora, dal punto di vista estetico è carino, perché poi è tutto lucido, davvero non pensavo, bello dal punto di vista estetico, devo dire bello. Adesso però accantoniamolo un attimo, andiamo a togliere le spugne protettive, e qua troviamo tutto il resto. Allora, confezione semplice ma però ben fatta. Partiamo dal sacchettino con le eliche di ricambio e la brugola per allentare le viti che tengono le eliche. Poi abbiamo una batteria da 1000 mAh che dichiarate dovrebbero essere intorno ai 21 minuti, poi ovviamente non sarà così, però dichiarati sono 21 minuti. Qua abbiamo il carica batterie,
quindi ha il suo caricabatterie dedicato, e già questa è una cosa positiva. Abbiamo il cavetto per collegare il caricabatterie a un alimentatore, poi abbiamo il supporto da collegare al controller per lo smartphone, quindi accantoniamo quello, prendiamo il radiocomando carino, devo dire ben fatto. All'interno dovrebbe avere già le batterie ricaricabili, quindi infatti sì, perché infatti qua vedete che ha la presa micro USB, quindi non dovete mettere come in tanti droni di basso costo le batterie stilo, che non sono mai incluse, o se sono incluse sono di diciamo qualità scadentissima. Qua invece abbiamo delle batterie ricaricabili già nel controller. Il controller, pur avendo già le batterie incorporate, è abbastanza leggero, però carina la plastica con i pulsanti diciamo standard. Qua abbiamo qua sopra a destra il return to home, qua in alto a sinistra quello che dovrebbe attivare e disattivare il GPS, quindi rendere il drone diciamo stabile solo attraverso il flusso ottico che ha sotto, quindi l'optical flow, questo per i voli all'interno, perché sennò il drone non decollerebbe. Se ha attivato il GPS lui non trova i satelliti, quindi non ci dà il consenso a decollare, mentre disattivando i satelliti, quindi lui non calcola l'uso dei satelliti, usa solo la sua telecamerina che ha qua sotto, quindi l'optical flow, e a quel punto ci dà il consenso a decollare e volare anche all'interno, quindi in casa, in un capannone, cioè ovunque vogliamo, dove non c'è un GPS, un segnale GPS. Qua abbiamo il pulsante per fare le registrazioni e scattare foto, qua abbiamo un pulsante penso per un menu, e qua il pulsante per l'accensione e lo spegnimento del controller. Qua abbiamo la rotellina che regola l'inclinazione del gimbal, perché comunque ha un gimbal regolabile dal controller, avendo appunto un gimbal meccanico stabilizzato meccanicamente. Quindi spostiamo tutte queste cose che non ci servono e andiamo a vedere un attimo il drone. Allora, come vi dicevo prima, il drone secondo me è carino. Il gimbal sembra fatto anche discretamente per essere un drone comunque economico, perché ripeto costa intorno ai 160-170 euro, addirittura l'ho messo in offerta a 155 euro 2-3 giorni fa sul mio canale Telegram offerte, e lì era davvero un prezzaccio, perché 155 euro sicuramente il prezzo è davvero competitivo. Ovviamente questo drone ha l'ingresso per le micro SD, perché comunque supporta le micro SD, non registra sullo smartphone ma registra su una micro SD. Ovviamente ragazzi, ve lo dico subito, non è l'alternativa al Mavic Mini dal punto di vista prendo il Mavic Mini o prendo questo, sono più o meno simili, quale compro? No, questa è un'alternativa, l'alternativa forse più valida al momento per chi vuole acquistare un drone sotto i 250 grammi, che non vuole spendere i soldi di un DJI Mavic Mini che costa nella versione base intorno ai 400 euro, poi magari si trova anche a qualcosa meno con i vari sconti, però partiamo di listino intorno a quella cifra, quindi 400 euro, mentre qua si parte da cifre più basse, che è meno della metà, siamo intorno ai 100, dai 155 ai 175 euro, più o meno il range è quello. Quindi abbiamo però, come vi dicevo prima, un gimbal meccanico. Poi la qualità video è tutta da verificare, perché comunque le foto sono in 4K, ma la registrazione video è in Full HD. Quindi mentre il Mavic Mini, come sapete, registra in 2,7K. Poi volevo provare a collegare la batteria. Ho collegato la batteria, si è già acceso. Ah no, si è acceso solo i LED. Ok. Perché qua dietro comunque abbiamo lo stato della batteria, vedete che ci sono due LED su 5, quindi la batteria è diciamo in una modalità riposo, quindi per avere lo stato ideale nel tempo, se non si deve utilizzare per un po' di tempo. Allora, una cosa che volevo vedere sulla confezione è tutto quello che è in grado di fare questo drone. Allora, andiamo a vedere tutto quello che è in grado di fare. Allora, follow me, quindi è in grado di seguire un soggetto, quello che non fa il Mavic Mini. Poi ragazzi, non sto dicendo che tutte queste cose lui le fa bene, quello che viene dichiarato sulla confezione, ok? Follow me, return to home, quindi ritorna da dove è partito, point of interest, quindi gira attorno ad un soggetto o a un punto di interesse, low battery RTH, quindi return to home automatico in caso la batteria vada sotto un determinato livello di carica,
poi effettivi real time, nel senso che abbiamo comunque un ritorno video in tempo reale, camera in 4K, però vi ripeto, 4K è la qualità delle foto, video è un 1080, però loro ovviamente sono 4K perché comunque la fotocamera è 4K, poi che video sia 1080 passa un po' in secondo piano, però è 4K, quindi non si può dire no, non è vero, non hanno scritto video in 4K, camera in 4K, quindi ok, fa il safe, vuol dire che se il drone perde il segnale dal controller fa un return to home in automatico. Allora ragazzi, questo è tutto quello che fa questo drone, direi che fa fin troppo perché sulla carta fa di più del Mavic Mini, quindi tanta roba da quel punto di vista, o meglio per quello che viene scritto sulla scatola, tanta roba, Mavic Mini non c'ha tutta quella lista di cose scritte, ovviamente non le farà bene, sono già consapevole di questo, non mi stupirei se le facesse bene. Però quello che a me diciamo incuriosisce di più ovviamente è il gimbal meccanico, anche se stabilizzato su due assi e non tre assi come quello del Mavic Mini, il problema sarà poi il terzo asse che dovrebbe essere stabilizzato elettronicamente, e come sapete a livello di stabilizzazione elettronica tutti questi droni low cost lasciano il tempo che trovano, quindi potrebbe essere comunque una delusione da quel punto di vista, anche se abbiamo il gimbal meccanico. Una cosa che volevo provare è metterlo sulla bilancia per vedere se veramente è 249-248 grammi. Ok, bilancia presa, vediamo. Accendiamo la bilancina, bilancia di super precisione questa, 243,4, cioè è sotto mica male al limite dei 249 grammi, quindi a livello di peso ci siamo, ovviamente non ha i bracci richiudibili come il Mavic Mini, comunque è di facile trasportabilità lo stesso perché comunque è molto molto diciamo compatto come drone. Quindi ragazzi, questo era solo per darvi gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'SDK del Mavic Mini, con la delusione che ho avuto quando ho saputo che non avrai point of interest, e secondo me una delusione di quelle importanti, perché soprattutto mi fa preoccupare il fatto dell'active track che non sia abilitato neanche quello. Quindi ragazzi, speriamo bene, se qualcuno di voi sa qualcosa in più per quanto riguarda l'active track me lo scriva qua sotto nei commenti. E poi ragazzi, ovviamente c'è stato qua l'unboxing del JJ RC X9 PS, la versione light appunto dell'X9P, che presto lo vedremo sul canale per vedere il suo comportamento e la qualità video di questo diciamo primo drone un po' alternativa a livello diciamo come tipologia per peso e diciamo appunto stabilizzazione meccanica del gimbal al Mavic Mini, anche se ovviamente il Mavic Mini rimane re in assoluto, ma giusto per vedere quanto è inferiore questo drone, perché è inferiore, è sicuramente inferiore, ma quanto sarà inferiore nella realtà, se è inferiore di tantissimo o solo di tanto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questi aggiornamenti riguardanti l'SDK, questo veloce unboxing del JJ RC X9 PS versione light, drone sotto i 250 grammi con il gimbal, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per vedere le varie novità in anteprima prima ancora che su YouTube, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non volete perdervi neanche un'offerta appunto come quella che c'è stata del JJ RC X9 PS, che era in offerta a 155 euro, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube non perdervi la recensione e la prova del JJ RC X9 PS. Ciao!